fatto sci di fondo da quando ero piccola, da 4-5 anni ho iniziato a sciare fino a 20-21 anni. Proprio mentre studiavo medicina è iniziata anche la mia passione per il ciclismo. Inizialmente a livello amatoriale ho cominciato a pedalare così per passatempo perché sono sempre stata appassionata di sport appunto e poi un po' inaspettatamente finita l'università ho cominciato ad avere delle offerte da parte di squadre di professionismo femminile e ho deciso di tentare questa avventura. Nessuno può dire che sia divertente far fatica, è pur sempre, appunto, lo dice la parola, una sofferenza, qualcosa che non è piacevole in quel momento, però è qualcosa che comunque ti porta ad avere d'altro canto delle grandissime soddisfazioni, che sia un risultato sportivo, ma che sia anche semplicemente raggiungere la vetta di una salita, per esempio. Negli ultimi anni il ciclismo femminile, come dici tu, sta diventando effettivamente una professione a tutti gli effetti. Ormai il movimento sta crescendo a passi da gigante, sono già 3 anni che è nato il World Tour anche nelle donne. Questo nella pratica, nella teoria, come dici tu, non siamo ancora riconosciute come tali in Italia. Ci sono stati già diverse volte dei tentativi di cambiare questo punto a livello legislativo. Io spero che ci si arrivi il prima possibile. Sicuramente in futuro riprenderò il percorso che ho interrotto 3 anni fa. Io ci tenevo comunque a finire la laurea in medicina, così ho fatto. Quindi sono effettivamente laureata e sono un medico. Non ho ancora però intrapreso la specialistica, cosa che appunto è anche quello un lavoro a tempo pieno, quindi la farò quando smetterò di essere professionista nel ciclismo. Mercoledì 22 al Cinema Monviso con Erika Magnaldi. Grazie e in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti. Previ, grazie.